Allora, perché ti ho chiamato qui, Fra? Andiamo subito al sodo. Però facciamo un recapino di Twitch Italia negli ultimi tempi. Allora, Sì, bravo, facciamolo, bello, mi piace. c'è stata questa esplosione pazzesca della tier list dei Twitcher, degli YouTuber, dei Twitch, no, più che altro dei Twitcher. E quindi si è Sì, ho visto. scatenata, cioè, ovviamente questa cosa è stata utilizzata per poter fare dissing, critiche, insomma, rosicate varie, roba che mi fa veramente Vabbè. cacare, mi fa venire due coglioni così, ok? Quindi Idem, quindi siamo sulla stessa barca. immaginavo. Allora ho detto, perché non sfruttare la cosa, dopo ovviamente una bella parodia, perché non sfruttare la cosa, la tier list, per altre cose, cioè per film d'animazione, manga, personaggi, eccetera. Allora ho detto, perché non valutare i Pokémon? Ok, i Pokémon, il design, i Giusto. ricordi che abbiamo. Allora ho detto, perché non chiamare Francesco? Facciamo una bella cosa, ci divertiamo. E io ti Ovviamente sono i ringrazio. nostri gusti personali, non create faide. Se ci piace Caterpie piuttosto che Weedle a livello di buy. Però Fra, ho scoperto una cosa, non credevo esistesse, eppure esiste. Però se mi dici no, guarda Dario, è troppa fatia, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Ci sono, c'è sì la tier list dei primi 151, ma ho trovato anche Ok. la tier list di tutti i Pokémon esistenti dal Minchia, 96 ci fino stiamo a... guardando. quindi direi di no, però sappi che No, allora esiste. ce la teniamo per un tipo per una volta che hai la maratona infinita, e allora ci mettiamo lì e li facciamo tipo in 5 Boia, va bene, ok, sì, secondo me è esagerato anche in questo caso, però... Teniamocelo, appuntiamocelo, che non sarebbe male. Però i primi 151 li andiamo a fare volentieri. No, io leggo però un sacco di fossa in, fossa Ma in, perché? Nei fossa in. commenti? Sì, sta scrivendo nei Ah, commenti. non l'ho E letto. io, dopo aver fatto l'uomo del parcheggio, ok, e Grazie per quello. insomma, aver invaso la lore con l'uomo del parcheggio e poi con la domanda sullo scivolo, ho sviluppato un altro potere, cioè quello di Ovvero? poter evocare gli ospiti delle tue live con un battito di mani. Adesso ti faccio vedere. Vabbè, vi sarete messi d'accordo? No! Grazie a Misteris. Yo! Mi hanno detto Vediamo. che questa è solo estetica Solo come tier estetica, sì. list. Beh, anche io ci metterei anche un po' di vagonata di ricordi, perché No, no, però fondamentalmente... niente competitivo, questo Estetica ma intendi. No, col cazzo! io Allora, partiamo subito. Senti, ma mi spieghi Bio Broly perché? Allora, Bio Broly in realtà è la mia categoria peggiore, perché tutto è partito con i film di Dragon Ball. E per me Bio Ok. Broly è un'offesa all'umanità e quindi la categoria sotto la F è Bio Broly. E quindi abbiamo deciso di Ok, sfruttare Bio Broly anche per tutte le altre va cose, benissimo, ci tier sto. list. Allora, partiamo da Bulbasaur. Allora, io ti dico la Ok. mia, poi te mi dici la tua, ok? Sì. Per me Bulbasaur... È da S, subito così a cazzo duro, ma perché semplicemente è il mio starter preferito della prima generazione. Poi dimmi te. Anche il mio l'ho usato in praticamente ogni playthrough che ho fatto anche in live su Pokémon. I ragazzi che mi seguono lo sanno, per me starter d'erba in questa gen tutta la vita. Quindi anche per me S è assicurato qua. Però Però allora poi andate subito, poi andate subito. Ah, io mi metto qui marginalmente. no, non fare il Sì, modesto, di la tua, ma scusa. Che fai? Fai meglio qua, fai Non meglio fare il là, dai! democristiano, esponiti, esponiti. Sotto la S che c'è là. Sì, Là. beh, sì, capito. Io l'avrei messo nella A, però accetto, insomma, 2 su 3 accetto che Ok, vada. facciamo una cosa. Io metto Bulbasaur, metterei Bulbasaur e Venusaur in S e Ivysaur in B. Ok. E te lo giusti... No, scusami, in A. Perché Ivysaur è vero che il fiore sboccia, ok? Però è fin troppo simile a Bulbasaur, a mio parere. È un po' troppo fotocopia, a parte qualche l'occhietto, i dentini un po' più grossini e il fiore Sì, sbocciato, non lo so. mi Cioè, non... piace, ci può stare. Per molti Adesso Ivysaur arrivo. è il più bello perché c'ha un'aria effettivamente minacciosa, però Venusaur è più È un tenero, no? ranocchione, è un Un bel roscone rospone, enorme. bravo, sì. Dai. Sì, hai visto che tra l'altro, non so se te lo ricordi, in Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee proprio salta come una rana quando si Sì, si muove. fa così. Sì, È lì strabello. che il pubblico è impazzito. Ha detto, ah, cazzo, ma è un Eh beh, ranocchione. sì. Beh, Vabbè, cazzo, si buongiorno, vede, la si gente. vede. Perché pensano solo a Charizard. Il drago, quando invece hanno un rospone Vaffanculo, compatto, bello. Charizard. No, si scherza ovviamente rispetto a tutto questo. Mega Senti, Venusaur, ragazzi. Mega Venusaur, sai, invece a me non fa impazzire. Secondo Anche me a me poco. non hanno evoluto molto Grazie al ponte. l'idea di Venusaur, ma semplicemente hanno aumentato la vegetazione sul corpo. Sì.
e rispetto a tante altre mega, tra le quali proprio i mega Charizard, soprattutto l'X e Mega Blastoise, secondo me Mega Venusaur è quello meno ispirato di tutti. Quindi... Sono d'accordo e aggiungo che quel cappellino a forma di fiore, soprattutto il pizzetto a paracadutista, non ha veramente senso. Pizzetto bruttissimo. Pizzetto bruttissimo. bello, sembra. Quindi io sono tra il B e il C, poi fate voi, ragazzi. Io do il B. Anch'io darei B. Va bene, dai. Te sei più C? Sì, perché c'è semplicemente, cioè la base esisteva già, capito? Quindi non è che si sono inventati niente. Vabbè, sì, dai, abbiamo tante tier, vedo che abbiamo, c'è fino alla F, più Zio Broly, quindi C ci può stare. Non è un pizzetto il piede dietro. No, ragazzi, è vero, il piede dietro, non è il pizzetto a caviare, è vero, c'è l'ombra del piede dietro. Per me da ora in poi comunque è un pizzetto. ormai è canon ai pizzetti. Comunque sia, per me rimane in C, pizzetto non pizzetto. Allora Charmander, qua si inizia. Allora vabbè, questa è me l'hanno fatto odiare, ok? Partiamo da questo. Me l'hanno fatto odiare perché non possono riproporre Charizard in ogni salsa, ma banalmente perché non è un cioè secondo me, ora tanto la chat mi ammazza, ma non è mai stato così figo. Cioè, è un drago, ok? È un drago, sono figli tutti draghi, però, cioè, rispetto a tanti altri Pokémon, anche di prima generazione, secondo me non è mai stato così devastante. Charmander, però, cioè, secondo me Charizard è quasi la parte più bassa della linea evolutiva. A me Charmander non dispiace. Charmeleon è più bello, secondo me. Charmeleon ci sta come più bello. E Charmander può essere un B. Non so, io non lo metterei più alto di B. È una lucertola con la coda infocata. Secondo me è B, Charmeleon, S Charmeleon S B, A. Non lo so, Charmander è una lucertolina In risalita sicuro. È una, è una lucertolina con la fiammella, basta, cioè... capito, quindi un B. Dario lo metterebbe anche in C. No, mai. Quello devo dire la verità. No, va tranquillo. Allora, su B siamo sicuri. Ok, B siamo sicuri. Charmeleon A? Sì, dai. Sì, Charmeleon A ci sta. Andava anche più su, ma va bene. E B, mi dice Charizard, però, dai. Allora, facciamo una parentesi. Che se deve fa? Io lo metterei in B, figure. No, dai, ora non esageriamo. No. È perché ci hanno fatto, diciamo, ce l'hanno fatto prendere su coglioni. Soprattutto sì, infatti, l'ho premesso. Nella prima generazione c'erano tanti kaiju, oppure dinosauri, o insettoni, cioè a Tajirini Garbama, queste robe va. Secondo me è meglio Nidoking, paradossalmente, come Sauro rispetto a Charizard, che però un Sauro misto a un drago, grazie a Snagel. A me piace di più anche Kangaskhan, per dirti. Bravo, ecco, Kangaskhan, Nidoking, Rhydon, sono tutti quei Pokémon che proprio, cioè, si sente questo di prima generazione, perché sono proprio kaiju o sauri. Charizard... Senti, per me va in A, Venusaur S, Charizard A, cioè, boh, bellissima critica, Emer, ce la segniamo e poi capiamo come svilupparla in futuro. Allora, cioè, boh, bellissima questa critica, io lo metto in A, che comunque è un buonissimo voto, ragazzi. No, per carità, ma anche B. È un buonissimo voto, certo, anche infatti secondo me stava anche bene in B. Però... Va bene, dai, questo A politico glielo diamo e... Però adesso... Adesso dove li metti? Allora, io ti dico la verità, Mega Charizard X lo metto in S. Ok, anche secondo me ci sta, molto bello. Che è veramente stupendo. Però okay. Y aggiunge poco. Y è la versione del box di set base che disegnò Arita nel 96, quando Charizard era monocorno. Era una citazione, cioè è una citazione a Commodore. Sì, me lo ricordo. Charizard aveva il monocorno, ma anche secondo Sugimori doveva avere il monocorno. Non solo, pensa che uscì un leak quest'estate, se non mi ricordo male, o comunque giù di lì, no, forse no, non quest'estate, questo Natale, dove venne fuori che in Pokémon Diamante e Perla ci sarebbero dovute essere tutte le dismorfie praticamente in base al sesso. Esatto. Quindi non dovevano essere pochi, ma dovevano essere tutti. Avevano ripescato quest'idea del Charizard monocorno su Charizard femmina. Cioè Charizard femmina sarebbe stato monocorno. Grazie. Poi ovviamente Gantotte, quindi buona. Allora, X vado subito con S. Y mi piace che sia una citazione alla primissima versione di Charizard, come la versione beta. Però allo stesso tempo è Charizard col monocorno, quindi... Sì. L'inventiva c'è fino a un certo punto. Non lo so,
per me sta bene anche in C. Bravissimo, anche per me sta bene dove sta. Cioè, alla fine a me colpirono molto in generale Mega Evoluzioni, fu una bella cosa. Certo, tutte le volte ricalcare sulla prima gen ha un po' stancato, soprattutto anche le forme Alola successivamente, eccetera, però Ne abbiamo vende. parlato oggi su EveryEye. Ah, Secondo me è un ok. po' lo spavento che Game Freak ha avuto dopo che in bianco e nero tanti veterani hanno smesso per il "Ah, ma ci sono solo Pokémon nuovi, che schifo, che bella la prima generazione". Da lì secondo me loro si sono cacati super in mano e Nessun quindi ogni volta tornello. vogliono fare ste reference al vecchio per far vedere che comunque c'è ancora anche il passato, quello con cui siete cresciuti è ancora qui, noi ce ne ricordiamo ancora. Squirtle, Qui leggo guarda, tanti apprezzamenti su Squirtle, eh sono no, tutti in allora, S. boia. Un po' troppo, un po' troppo. Allora, ti dico già che Blastoise è l'evoluzione finale che mi piace meno dei tre. Io li metto Venusaur, Charizard e Blastoise. È quello che... Blastoise, Ok. secondo me, è quello che è un po' invecchiato male. È una tartaruga con due cannoni metallici nel guscio. A me, quando inseriscono elementi artificiali, umani, diciamo così, nei Pokémon, un po' Ti piace meno? come Soak e Oak. Scusami, Trow e Soak. Cioè, Blastoise, io lo metto in B. Poi dimmi te, Fra, dimmi la Parti da tua. Blastoise, quindi. Sì, non mi levo il pensiero. Allora, però, secondo me, se partiamo da Blastoise, cioè, comunque bisogna fare un paragone anche tra le evoluzioni. Cioè, a te piace più Blastoise delle altre due o Squirtle e Wartortle ti piacciono di Ma più? forse Wartortle è quello che mi piace di più. È il più bellino di tutti. A me piace più Blastoise di Wartortle, se devo essere sincero, ma Ok. concordo con te nel dirti che Blastoise è la meno brillante delle evoluzioni finali dei tre. Quindi potremmo fare Blastoise è comunque meglio di Mega Venusaur e Charizard, no? Y, perché, cioè, rispetto all'inventiva loro, secondo me è comunque superiore. Tu che dici? Sì, delle altre sì, infatti Mega Blastoise per me è la merda, cioè è Mega malvagio. Blastoise Sì, ti sta bene dove sta qui. credo proprio di sì, sai Fossa, credo proprio di sì, credo Secondo me proprio possiamo di sì. mettere Blastoise B, Wartortle A e anche Squirtle B, non lo so, Squirtle ora dirò Squirtle B, però Però anche Squirtle per Squirtle è una me tartarughina, mi garba di più. se ti garba di più. Io per dare un segno forte, Mega Blastoise lo metterei in E addirittura. Io sono Vabbè, d'accordo con facciamo, te, vediamo vai, sto vai, segno vai. forte. Io però Squirtle c'ho un ricordo con lo Iannicello e quando feci Pokémon Revolution. Se si parla di ricordi, allora c'è, vedrai, qual è il metodo di valutazione? Non lo Questo me so, lo devi dire tu. hai ragione, non lo so. Non lo so. Ah, ok, va bene. No, va bene, allora, vabbè, dai, Squirtle ha pari merito con Charmander, dai, sì, Infatti, hai ragione, hai anche secondo ragione. me. Mi garba un po' di più, però va Lo bene. accetti, Lo lo accetto. Garba un po' Oh, di più, oh. ah, dato che Fossa, poverino, non viene mai ascoltato, mettiamoli là, dai, mettiamoli là, fan Va service. bene, va bene. Però anche Wartortle si deve Anche mettere in A. Wartortle. Fan service. Ok, sì, dai, ok, ci sto. Tra l'altro, pensa, non so se l'hai seguito, Dario. Sì. Quando venne fuori il leak dell'anno scorso della la build intermedia di verde. Ok. Venne fuori che praticamente Wartortle non si doveva evolvere in Ah, sì, Blastoise. l'ho visto quel coso E lì. era semplicemente un tartarugone ancora più grosso e questa coda nuvolosa che poi, vedi, infatti non ha senso, sparisce. Cioè, Squirtle c'ha la coda normale, Wartortle c'ha la coda nuvolosa e Blastoise c'ha di nuovo la coda normale. Quella coda, diciamo, un po' simile alle nuvole sarebbe Sì. diventata enorme, tipo Ninetales. Oh, Caterpie. No, allora, Caterpie per me è voto molto alto, perché si ispira al Ok. bruco realmente esistente che è uguale. L'hanno proprio copiato, cioè addirittura la Sì, schiena è ce l'ho uguale. presente. Per me, un tidio che va in A, ma de. No, in Ma. A no, dai, Dario. Però in B ci va, Dai, Caterpie, de. vabbè, Sì, va B, bene. B, va bene. Il bao de Pokémon, cioè, ragazzi, Irbao. de mos. Metapod è un'icona per me. Ragazzi, però secondo me è così e si mettono tutti sopra la B, Ma lo sai qual è difficile? Perché i primi 151 ormai sono talmente tutti iconici, Radicati, è sì. difficile, è E difficile. ovviamente il fattore nostalgia funziona un botto, perché io vi dico di Metapod ho un super ricordo, tanto siamo qui anche sicuramente per raccontare aneddoti, immagino. Sì. Ho un super ricordo di un VHS di Bim Bum Bam, te li ricordi Dario, il VHS di Bim Vabbè, Bum Bam? a voglia. E avevo proprio la puntata in cui due Metapod si sfidavano, quello di Ash e quello di un Pigliamosche, quindi ho veramente questo ricordo vivido di Metapod contro Metapod, Guarda, me va a puntata prendere clamorosa. Jinx, guarda. Con Sì, Caterpie sicuramente, sì. Ce però sì, dai, va bene, vai, B, la colli? il mio cuore vorrebbe Amma B.
Anche perché io in A ci metto Kakuna, te lo dico subito. Perché poi bravo, bravo. Okay. Butterfree. Poi c'è un po' la Kerel. Ma sarà l'evoluzione di Venonat. Perché... Sì. A me non piace Butterfree. Non è mai piaciuto. Ma nemmeno a me, ma... Ma poi ma che verso di merda fa, scusi? Butterfree! Quello è l'anime, sì. Vabbè, più bello dell'anime, secondo me, è quello di Electabuzz, comunque, che fa... è incazzatissimo. Poi è bellissimo. E, bah, non lo so, secondo me C. Dai, una farfalla normale. Dai, C. Per il rispetto di Tajiri nei confronti degli insettoni. Allora, Weedle, Kakuna, Beedrill e Mega Beedrill. Allora, io mi lavo il pensiero... Io Beedrill lo metto in S, poi vedi un po' te, insomma... Oi! Sì, Beedrill, a parte le povere zampine che a fatica lo sorreggono da vecchietto rinsecchito, e a me Beedrill piace tantissimo. Allora, io avrei messo A, ma va bene. Kakuna lo metto in A perché, ragazzi, è un bozzolo, però allo stesso tempo è vestito come un impiegato giapponese. Sì, con la cravattina. Poi ti ricordi che c'aveva le cesoie all'inizio? Sì, nello sprite c'aveva, che stava per uscire, però stava per evolversi quasi. Era molto figo. Weedle, dai, a pari merito con Kat. Sì. Forse il nasone è un po' più ridicolo, però dai. Io lo mettevo un grado sotto. Secondo me Caterpie è più ispirato. È vero. Anche cromaticamente, cioè questi bozzi. Dai, va bene, approvo. Per cerchietti, Caterpie, le antennine. Weedle c'ha quel nasone un po' alla Tezuka, volendo, che va bene, dai. Sì, che però è lo stesso naso di Diglett, alla fine. È vero. E di tanti altri anche che appariranno poi. Magari Beedrill, ignorante. È ok Mega Beedrill, secondo me. Un B. Allora, ragazzi, PJ8 e Mega Pidgeot. Allora, questo è complesso, eh? Allora, per me Pidgeot è in S, Pidgeot è in S, garantito. Sono d'accordissimo con te, proprio. Cioè, Pidgeot è proprio... Vai, ragazzi, l'occhio di Horus. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ce l'hanno tutti e tre, però Pidgeot Super Saiyan 3 è bellissimo. Sì. Pidgeot per me è S proprio forte. Cioè, allora Pidgeot c'è da dire una cosa. Secondo me si può anche andare a scendere, a scalare. C'è Pidgey che però è Poppo, quindi per me diciamo che ha un significato più... Ma già che c'era Poppo e Pippi. Sì, intrinseco. Ma non lo so, lo metterei in... PG8 in A. Sì. Detto, ragazzi, a scalare. Bravo Fossa. Sì. E Mega Pidgeot? Boh, Mega Pidgeot non mi fa impazzire. Perché anche Mega Pidgeot, come c'ha Reserve Y, è un po' un'esagerazione di quel che c'è già. Dai, ci va bene. Rattata, Alolan, Rattata, Raticate e Alolan. Aspetta. Oh, Raticate. Ti dico subito che lo lascio in D perché mi fa stracacare con quel culo in faccia. A me tutta la linea non fa impazzire, sia Lola che non, te lo dico. Okay. Fra questi quattro qual è che preferisci? Rattata, probabilmente. Il classico normale viola? Sì. No, guarda, io direi... Allora, facciamo così. Propongo Rattata e Alolan... Anzi, Rattata in C. Alolan Rattata in B, perché è fighissimo il tarpone delle paludi. Ma ti piace col baffetto? Bravo, vedi, è meglio. È meglio, poi, Rattata di Alolan. No, a me piace più la classica. È quello che ha trasmesso la peste, proprio. Allora, Rattata io lo metterei addirittura in B. Mi piace tantissimo il topo malvagio. Ok. Rattata, anche per la sua iconicità, cioè ha introdotto il tarpone in tutte le generazioni successive, poi insomma il topoide che incontri. Sì, come Pidgey, come... certo. Ok, e invece Raticate, che è semplicemente un ratto un po' più grosso. Una pantegana. Lo lascerei però, allora, così. Però secondo me stanno bene insieme. Però a questo punto Alolan Raticate. Grazie a Tiziano PC. Sì, alla E, certo. Guarda là quanto fa schifo, lì è gonfio. Oh, Spiro e Firo. Allora, ragazzi. Ok. Sono abbastanza anonimi, secondo me, questi due cellini. A me piace più Spiro che Firo. Ok. Va bene, io li metto a pari merito, cioè non è che... Okay. Senti, io farei un po' come Raticate, Firo in D e Spiro in C, che ne dite? Troppo? Può starci, per me. Sì, ma proprio sul limite, eh? Sì, va, può starci, dai. Diciamo che accetto, sì. Spiro ci sta, iconico, la prima puntata Pokémon, beccano Pikachu. Sì. Firo è un animale, cioè ha veramente poco di Pokémon, anche Spiro. Però Spiro è legato a roba che veramente mi ricorda il franchise Pokémon. Firo è proprio uno di quei Pokémon che non serve a niente, cioè. Allora, Ekans e Arbok. Allora, Arbok per me è stupendo. Cioè, proprio... Sì.
Sapete che solo di recente ho capito che erano Snake e Cobra scritti al contrario. Sì, sì, sì. E Mac al contrario, eh? Cam, sì. È vero. Però l'infanzia rovinata. Però pensaci, no? Che cos'è? Sì, ho capito, scusami. È un melmone. Sì, ma se tu lo fai di colore va a farti vedere. Vabbè, cioè, nel senso, il mondo Pokémon. Cioè, hanno un problema al cazzo, canta. Sicuramente, con una roba di cioè. Io metterei Ekans, che comunque è un serpente a sonagli normale. Direi lo metterei un po' come Rattata e Spiro Vinci. Sì, però sì, Arbok, sì. DCS addirittura, fra. Sì, per me. Ma cazzo, ma poi gli cambia il motivo a ogni generazione. Vero. Va bene, dai, S, dai. Allora, Pikachu in S, dai, ma che cazzo si sta a ragionare? Basta, sì, sicuramente. Dai, cosa gli vuoi dire? Cioè, un po' fanservice, eh. Vabbè, cazzo, cioè, a Pikachu un minchino perché è il logo di un'azienda, del primo franchise al mondo, è incredibile. Ma poi è una delle mascotte più famose di sempre, come c'è Topolino, ormai Mimà sa che Pikachu è la mizia. Però S è proprio una roba politica, cioè tu metti in S quello che... Allora, per dare un segnale, dato che è oggettivamente così, tralasciando il fattore mascotte famoso e c'è popolarità, Pikachu in A e Raichu in S, e vaffanculo. Minchia, se davvero vuoi fare sta cosa? Per dare un segnale forte. Un segnale forte. Fortissimo, Un segnale forte. Vabbè, facciamo sta cazzata. Dai, ma no, ma guarda quanto è bello, dai, Raichu. Raichu è più bello, dai, un altro topoide. Dov'è? Oh. Ah, eccolo qui, che serve, però l'idea è figa, L'idea è figa, però la realizzazione non è chissà. Secondo me sì. No, io lo lascerei lì, però va bene. Te lo lasceresti lì? No. Sì, ma dai, cazzo, la pari con la Pantegana? No, è vero. Ma io lo metterei forse anche in B, allora Raichu. Anche in B? Guarda, queste zampine, no. Capito. Lascialo lì. Poi in T-pose. Senslash è figo, ragazzi. Sì. Secondo me non c'è dell'S qui. Non c'è dell'S. Senshu però è figo che abbia il terreno brullo secco proprio addosso. Senslash anche perché è il Pokémon preferito dell'Enzi, per rispetto. B? Secondo me o entrambi in B o se proprio a Senslash. Però A mi sembra tanto per Senslash. Tanto, ragazzi. Va bene, dai, facciamo così, dai. Io farei mettiamoli tutti in B. Un double B. Sì. E invece la versione Alola col ghiaccione? Alola? Non mi fa impazzire, sinceramente. Senslash piace un po'. Ah, ti piace tanto? Soprattutto Senslash, Senshroom, insomma. Allora, secondo me possiamo far così. Mettere Senslash Alola comunque in B, perché non stiamo facendo la categoria dentro la B, ok? Nel nostro cuore sappiamo che Senslash è meglio, e però l'altro in C, sì. Senti, io addirittura avrei messo Senshu in B, ma il Senslash in A. Sì, in Senslash ghiaccio, sì. Alola. Oddio, qui si va veramente sul peso. Dai, là li metto tutti insieme. Cazzo. Allora, per me Nidoking e Nidoking sono stupendi. Ragazzi, qui si spara in alto. Allora, Nidoking subito in S, non ci si pensa più. Sì, sono d'accordo. Nidoqueen in A, ma solo per le puppe. Cioè, gli hanno fatto il reggiseno. A me quella roba lì mi ha sempre un po' turbato. Ok. No, ma poi è e le mutande. Peggio, cioè, dai, tipo il bikini. Vabbè, ci sta, va bene. Sessismo, patriarcato, vabbè, comunque. Patriarcato. Nidorino A, poi è figo, secondo me è iconico, perché apriva Pokémon Rosso, che lui combatteva con Gengar. Che tra l'altro hanno rivelato dopo tanto tempo essere una battaglia tra Agatha e Oak. Ah, figo. Ah, sì, che erano... Vabbè, ci sta. Sì. Agatha che usa Gengar e Oak che usa Nidorino. Che si sa che hanno scopato, praticamente te lo fa capire. Sì, hanno scopato legit loro. Ma anche Nidoran in A per me, c'è proprio una linea evolutiva. Sicuramente. Sì, è bellissimo. Guarda, io direi Nidorina in A e Nidoran femmina in B, perché mi piace un po' meno, sì. Vedo un po' meno, sì. Un po' più topoide. Sì. Allora, ci piace. Jinx è più da dopo. Oh, allora Clefairy e Clefable. Allora, Clefairy per me è da perché è veramente iconico a stella, poi introduce un po' il concetto di tutti i Pokémon verranno dalla Terra, oppure c'è qualcosa al di là della Terra, grazie a Tornado ci sono dei Pokémon alieni, c'è un contatto tra Pokémon normali e Pokémon alieni.
arrivano dalle stelle. C'erano anche proprio le puntate del cartone, ti ricordi? Che sì, facevano proprio intuire che venissero dalla luna le fairy. Sì, sì, sì. Io lo metterei in A e Clefable purtroppo lo metterei più giù perché non è altro che la versione obesa molto di Clefairy. Più grosso. Sì, con sì, le ali. Fermo restando che io la fata, però. Accetto che lo mettiate in A, però guardate a chi l'avete messo accanto. Dici troppo? Guardate. Ma doveva essere anche la mascotte di Ash, Ganza, quella cosa lì. Nel primo storico manga. Ma non per un criterio estetico. Non mi dite ce l'avete messo per un criterio estetico. No, vabbè. Effettivamente parlando, caro è puccioso, dai, cibi, dai. Ha senso come Pokémon. Nel primo manga di Pokémon che uscì nel 96, quindi subito grazie dopo in Giappone, il manga doveva essere la cosa che avrebbe lanciato Pokémon. Il manga era iper triviale. Vero, vero. E praticamente Clefairy aveva il cazzo e proprio glielo disegnavano e pisciava per terra. Bene. Sì, sì, sì. Bene. Ciò, secondo me, non giustifica il suo posizionamento accanto a mostri sacri del calibro di quelli che abbiamo posizionato in A. E poi, altra curiosità, nel gioco è l'unico Pokémon che è stato doppiato perché il verso sembra ma in realtà dice Pipi, che è il suo nome giapponese, con un chip sonoro tremendo. Allora, Clefable, io lo metterei... Che nome di merda anche Pipi, scusami, vabbè, no, lasciatelo in A, vabbè. Io metterei Clefable in C. Oh, qui si va sui gradi grossi a mio parere. Allora, Vulpix, Ninetales, Dio Madonna, Alolan, Vulpix e Alolan Ninetales. Allora, cosa vogliamo fare? Sono curioso, chiedo belle subito tutti a tutti e due, preferite Vulpix o Alolan Vulpix? Possiamo mettere per favore tutti S, così senza problemi, proprio in allegria. Io ci sto. Che vogliamo fare? Jigglypuff più alto di Wigglytuff. Wigglytuff non mi fa impazzire. È come, lui è un po' come Clefable, cioè la stessa. Esatto, è un po' cicciotto mod. Però Jigglypuff, se si è messo Clefairy lì, ci si mette anche Jigglypuff. E allora sposti le Clefairy giù. Ma perché? Te ce l'hai questo Clefairy? Ma perché è chiaramente meglio Jiggly? Cioè, nel senso, è oggettivamente, retroattivamente, fattualmente. Perché ci sono due Zubat? Scusatemi. Va bene, due Zubat. Mettine uno in S. Perché Zubat sono dappertutto. Forse per quello, sì, è un inside joke magari. Allora, Zubat e Golbat, sono troppo simpatici però Zubat e Golbat. Sono due pipistrelli. Allora, secondo me non sono bassi, Zubat e Golbat sono bellini. Anche perché sono basati sul fatto che si dice che i pipistrelli siano ciechi e quindi direttamente a Zubat non gli hanno neanche disegnato gli occhi. E poi, sinceramente, cioè, mentre alcuni animali, tipo Butterfree, sono uguali, il pipistrello lo hanno reso in maniera particolare. Non sembra un topo, soprattutto Golbat è... Golbat, non so come descrivertelo, cioè è, capisco che è ispirato a un pipistrello, ma fisionomicamente parlando ha la forma del Pokémon. Infatti secondo me Golbat è meglio di Zubat. Anche secondo me, anche secondo me. Poi ragazzi, non dimentichiamoci lo sprite con la lingua di fuori, fantastico. Sì, 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 quella lingua è lunghissima. Golbat può stare tranquillamente in B. Ok. Vedendo quello che ci abbiamo messo. Ma sono d'accordo. Anch'io, ci sto. E Zubat, anche per il fastidio che ci procuravano ai tempi nel gioco, direi un C. Sì. Dai. Un Cino, sì, un Cino tattico. Oddish, sì. Gloom e Vileplume. Oddio. Non... Difficilissimo. Non godono delle mie simpatie, ma tra i tre il preferito è Gloom perché si sbava addosso. Però anche veramente... Vileplume che abbia questa sorta di cappellone che non è altro il fiore, come si chiama? La Rafflesia, mi pare, no? Che è quel fiore velenoso. Sì. Ecco, a me quella cosa lì ha sempre affascinato abbastanza. Cioè, sti picchi sono alla fine carini, ma puzzano a dismisura questi Pokémon qui. Sì, secondo me B sia per Gloom che per Vileplume e un Cino a Oddish. Io do questa... Oddish C di sicuro. Sì, io anche do questa votazione. È una rafa praticamente. Allora, Paras e Parasect. Ok, allora a me il concept piace da morire. Molto bello. A me Parasect piace di più perché è zombie fiato, che non ha anima. Esattamente, esattamente. È morto Parasect. In realtà la parte viva di questo Pokémon è il fungo. Sì. È fighissima, secondo me, come idea. Molto, molto creepy. Infatti vedi anche gli occhi spenti. Parasect è veramente un'idea devastante. Anche per me. Pokémon zombie. Poi a me il granchio assomiglia al granchio del cocco, mi pare si chiami. Quei granchioni bruttissimi che mi inquietano, però sono riuscito a fagiolino del parassita dello zombie, per me è A. E Paras ci sto. E Paras B o C? B, dai, è un po' più complesso rispetto B. A un bino, sì, un bino. E A, sì, un bino. Venonat e Venomoth.
E Venomoth mi fa stracare, ragazzi. A me non, a me non tanto, devo dire la verità. Boh, non mi dispiace la falena. Però da stracare da F, però... Boh, addirittura... Ah, ok, no, ah, no, non da F. No, non, però non da F. È molto tagiriano. Io sono fan della vecchia scuola. Cioè, è proprio il settone di lui, cioè... Ci piace più la pre-evoluzione. Assolutamente, sì. Però sì, assomiglia troppo a Butterfree, eh. Cioè, o Butterfree... È proprio la mia colpa sua. Lo so, però potevano cambiare un po' in, cioè, facciamo un doppio, facciamo un doppio no, no, Caterpie, no, Caterpie più bello, no, Caterpie più bello, dai, Caterpie Metapod sono più belli, va bene, dai, Zubat, va bene, accetto, dai, accetto così. Allora, Diglett, ma no, ma no, ma no, vai, allora, ascolta, per me Alolan Dugtrio è il primo F, cioè non me ne frega un cazzo. Sì, 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 fa cacare, sì, sì, sono d'accordo. Cioè non vado in Biobroli. Fanno veramente schifo. A me non piace nessuno, per me stanno tutti bene dove stanno. Anche secondo me, se tu ne vuoi mettere qualcuno in E, in E proprio perché, ma io la sufficienza gliela darei. Puniamoli queste talpe di merda. Facciamo sì, allora, facciamo... No, no, allora, Dugtrio, perché sono semplicemente tre Diglett accanto e l'idea fa K, lo metto in F. Diglett e Alolan, Diglett... No, basta, guarda, vado Bio Broly, la linea evolutiva Alolan. Vai, vai, full Bio Broly, va bene, va bene. Vai, vai, fanculo, va. Allora, ecco, qui invece si va più in alto, secondo me, sono proprio belli questi. A parte, ah, bimbi, io qui... Allora, non gli do Bio Broly perché non è stupido... Come Alolan Dugtrio, però Alolan Persian fa ca, ragazzi. Garfield non ti piace? Garfield è terribile con quella faccia tonda, dai, non si può vedere. Sì, sì, effettivamente. Per me è F. Sì, anche sì, secondo va me bene. È proprio brutto. Va bene. Persian però? No, Persian. Che si fa con Persian, ragazzi? Bellissimo, per me ha... Per me si fa Essino. No, no, per me per si fa Essino. Essino? Ragazzi, poi non di Giovanni. Va bene, basta. Ma andiamo. Dimmi padre, Essino. Dimmi padre, perché era Pokémon Revolution, era mio padre. Ah, sì, ok, ma sì. Allora, allora a me è figo, ti dico la verità, mi piace molto a me. Sì, sì, non fighissimo, ma reinterpretazione migliore di anche altri. Ma Meo, ma quanta roba c'ha? C'ha Meo, allora Meo, Persian, allora Persian, poi c'è Meo Gigamax, Galarian Meo, Galarian Meo Gigamax e Berserker. Ma no, raga, basta, Cristo, lasciatemi. Ma infatti non ha senso. Meo dove lo mettiamo? In A, dai, tranquillamente, dai, sì. Come Pikachu, Jigglypuff. Però la Lola no, la Lola mi piace meno. B, dai, no, la sì. Lola è B. Sì, sì, sì. Sto, accetto questa cosa. Psyduck, Bibi, non me lo dovete toccare. Cioè, proprio Psyduck. Psyduck è il Pokémon preferito di Masuda. Allora, facciamo Psyduck A e Godduck S. Io propongo questo, poi ditemelo. Sì, 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 sì. Te lo ricordi, te la ricordi la carta, la prima carta di Golduck che veniva fuori dalle onde? Sì, Dio mio, quello Dark Golduck, che era quello che spuntava di Arita. Che spuntava dalle onde e faceva il raggio, sì, tipo chi no, tipo, bravo, sì, insomma, sì, col sì, poter suo, Mankey e Primeape. Cioè, Primeape è semplicemente una versione con bracciali o guantoni. Con guantoni e bracciali. Guarda, Dario, usa la rotellina che c'è in mezzo di mouse, scorri fino giù, 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 giù. No, no, giù, perché? Scorri, scorri di più. Scorri, scorri, te vai, non ti preoccupare. Secondo me, vai a posto. Vai, che c'è ora? Li voglio lasciare lì. Ma certo li voglio lasciare lì, scusami, ma dove li vuoi mettere? No, Mankey secondo me è più suo. Sì, ho capito. Vabbè, facciamo C e D, sì, dai, sì, C, Mankey, sì, D. Sì, dai, dai, sì. Vai, vai, va bene. Ma che Bio, sì, sì, è giusto, giusto. Oh, via, qui siamo tranquilli, Growlithe e Arcanine S, andiamo avanti, ok? Bravissimo. Ma poi, non c'è da dire, sì, non c'è da dire. Questo è proprio... Qui siamo sereni proprio. Poliwag, Poliwhirl e Poliwrath. Innanzitutto chiariamo una cosa, quella cazzo di spirale non è la bocca, ragazzi. La bocca ce l'hanno tra la spirale e il naso, quindi loro aprono, ok? Quindi stiamo attenti. Queste, diciamo, sono le spirale di... Che dite? Bah, bimbi, non è che sia esploda di inventiva questa linea evolutiva. No, no, a me infatti non mi garba. Secondo me Poliwag è il meglio dei tre, perché sono d'accordo. Perché Poliwag almeno è un girino, sì, però è un girino con della fantasia dentro, dopo diventa Super Mario. Potrei arrivare a però, tipo, potrei arrivare a Chip e Poliwag. Bravo, ci stavo pensando anch'io. Mm. Sì, sì, sì. Ben, tutti e tre stupendi. Boia, per me, cioè, per me Abra. Allora S. Per me è ascoltami, S... Cadabra alla Kazam, secondo me. È la stessa, è la stessa, è 6, è la lettera con cui inizia 6. Loro sono Satana,
li metti tutti e tre in S, fai 666 e fai il diavolo. Ma sì, dai, basta. Alla Azami in S per forza. Allora. Cadabra in S per forza, che fai? Abra ce lo metti? No, no, io Abra il primo ce l'ho messo. Sono tutti stupendi. Abra è Abra proprio mandatori. Gli altri due potevo anche discutere di metterli in A. Il Mega mi fa cacare, non so se c'è, ma mi fa cacare. C'è, il Mega è rimasto... Col barbone, con i cucchiaini dappertutto. Buona merda. No, 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 è... Tremendo. Però non c'è nel... Ah no, l'hai preso, oh, l'hai preso. Dove lo mandi? Eccoli. Dove lo mandi? No, no, sto... Per... No, ma no, per me, guarda, è una bella E. Va bene. Una bella E. Senti, allora, riflettiamo bene, perché 3S sono grosse, ragazzi. Ciao, facciamo Cadabra in A, dai. Cadabra in A. Via, perché tanto è molto simile alla Kazam, ma stiamo preferendo alla Kazam, quindi direi Cadabra, certo. Per essere onesti. Basta, non, secondo me tutti e tre erano uno. Va bene, un va bene, va bene. Va bene. Un po' troppo da fanboy. No. Allora, dai, facciamo mashup, mashup e mashup. Ah, per me Machamp è alto, è bello. Quattro braccia è strano, è bello strano, effettivamente. Una Ino per Machamp. Machop. Vedete chi c'è su A? Machop è quello che mi piace meno. Machop e Joele. Ragazzi, io non li porterei troppo in alto, eh. Cioè, io starei... Ok. Cioè, sull'A... Nessuno, neanche Machamp? Guarda, guarda chi c'è in A, però. T'hai ragione. C'è... Dai un Bino per Machamp, un Bino. Sì, sono d'accordo. Sì, B un e Bino, poi gli altri dai. In C, dai. Comunque, bello esplorato Vipinbell e Victreebel. Ah, Victreebel per me è tranquillamente a livelli a livello B. Per me ci può stare. È inquietante, che guardando chi c'è ci può stare. Più che altro ti digerisce intero, cioè ti ingoia proprio una roba. Li vogliamo dare questo 8? Va bene, sì. Me è inquieta, è uno dei Pokémon che mi ha sempre rappresentato. Victreebel rappresenta abbastanza il concetto di giungla, di selvaggio, cioè il Pokémon che se trovi in giro nella natura t'ammazza, ti ingoia. Ed è molto inquietante. A me questa cosa dei Pokémon piaceva nella prima generazione. E Bellsprout proprio mi fa mi fa ca Bellsprout. Anche qui no, Bellsprout poi può anche scende di uno lì. Sì. Quella... Facciamo così, vai. Io per me sono a posto così. Tentacool e Tentacruel. Sì. Bah, Tentacruel a me fa impazzire. È veramente ganzo. Comunque anche se anche a me. Tentacruel sembra una cosa di Lovecraft. Sembra quasi di Lovecraft, un mostro di Lovecraft. Pensa che ho rigiocato di recente Rosso. Ok. E praticamente Tentacruel, lo sprite di Pokémon Rosso, aveva due tentacoli concerti. Me lo ricordo, poi me lo ricordo. Fichissimo. Era un ciaddone. Vabbè, per me è un ciaddone. Per me Tentacruel va in A. Cioè, ho mandato un messaggio a Fra, vieni a fare la tier list dei primi 150 Pokémon. Gli ho fatto sì, Tentacruel tier S, gli ho scritto questo. Però va bene, lo accetto in A. Vabbè, B o C, cioè non un grosso voto. Forse C, perché Tentacruel è proprio una Forse C. Oh, Geodude, Graveler. Oh, mi levo dal cazzo Jinx, per me va in Bio Broly, ve lo dico subito perché basta. Va bene, Jinx va bene, per me sono accordato. È orripilante. Allora, Geodude è un roccione. Geodude Alola non mi fa impazzire, per me potrebbe rimanere benissimo dov'è. Geodude Alola è proprio così. Geodude normale, è un po' come un Oddish per me. Per me è un C, perché comunque è una roccia un po' con l'espressione, le braccia. Graveler è bellino. Graveler è forse un po' più su. Sì, Alolan Graveler, cioè secondo me è forse un D, è un po' meglio di Geodude Alola, ma niente di che. Golem lo metto in A tranquillamente. E Alolan Golem invece, questo ce l'ha davvero la barba. Non è brutto, ragazzi. No. A me non è che faccia impazzire con queste braccia rachitiche. Secondo me è comunque sotto Graveler. Ok, sì. Allora lasciamolo così. Sì. C, vai. Siamo a posto. Ponyta, Rapidash S, sì, ci sta. Rapidash, stupendo, ragazzi. Ci sto. Dai, che non ha mai sognato di domani. Voglio però instillare un po' il dubbio. Anche il contrario è vero, potrebbe... Cioè, si poteva fare anche il contrario. Però c'ha lo sguardo più... Rapidash c'ha lo sguardo più figo, eh. Rapidash c'ha lo sguardo un po' più fiero. È più un... Sì, proprio un destriero. Vai. Allora, Slowpoke e no, vabbè, questi sono stupendi, raga. Allora, Mega Slowbro per me è proprio la merda. Cioè, non so chi è Bio Broly. È Bio Broly. Broly totale, integrale, legislativo. Ok, e Slowpoke e Slowbro, non lo so, per adattivo. Me... Adattivo. Per me sono tutti e due veramente ganzi. È vero che si alza solo in piedi, però l'idea di farlo attaccare a uno Shedder, non so perché non hanno mai fatto la forma alternativa di Shedder, pazzi alla Game Freak. Per me sono forse tutte e due A, tranquillamente. Sì, per quelli che abbiamo messo in A, secondo me ci stanno, sì. Tra l'altro ora escono le forme Galar. Io sono molto curioso, spero che l'abbiano
reso mostruoso. Ragazzi, io, per me Magnemite e Magneton sono da F, poi boh, vedete un po' voi. Boia, orribili entrambi, ma Magneson è molto bello. Beh, fuori no, di te è bello fuori di testa, Magneson, però Farfetch, ragazzi, è S, ma vaffanculo, ma di cosa stiamo parlando? Farfetch è stupendo. Poi, certo, ma per me... anzi, se ci fosse una categoria superiore... Io ho messo in S, quando ho fatto la live su Galar, ho messo in S anche Farfetch di Galar, no, ho messo tipo in A Farfetch di Galar e in S Sirfetch. È troppo bello anche se porro porrazzo, dai, S Farfetch è veramente Pokémon più ganzo. Sì, assolutamente. E tra l'altro ingiustamente incarcerato, perché non l'hanno mai fatto evolvere, cioè l'hanno fatto evolvere ora, però poverino, troppo tempo è passato. E poi era bella la versione di oro, boh, la versione di oro era ganzo. Allora, Dodo e Dodrio, ma era una mistress. Sì, chi se ne frega, andiamo, cazzo, buttiamoci. Allora, Dodo e Dodrio. Allora, Dodrio a me piace un botto. Anche a me piace, ma non so se lo metterei in A. Un B, no? Un B io glielo darei. A tutti Dodo due. O no? Dario non lo vedo convinto. No, Dodrio B sì per me. C va bene, Dodrio. Dodo secondo me può stare anche in C. Insieme. Poi le teste che litigano tra di loro perché hanno tre cervelli separati. Comunque, allora, Seal e Dugong. Dugong è molto figo, secondo me. Seal... Seal no, però. Seal è bruttino, sembra, cioè questa faccia è più da cane. Un cane, da... sì. Dugong, un bino, idem. Tranquillo, sereno. Sì. Vabbè. Quindi come... È un Seal uccino, uguale sì. Come Dodo e Dodo. Sì, sì. Allora, Mac bimbi, dice... Cioè, eccolo. Brodata e sbrodata di Alola. Non lo so, ragazzi. Perché cioè, poi sono... buone... A seconda di che tu ha mangiato, a colazione, a pranzo. Lo sai il poema preferito di Sabaku? Oh, a me non piace. Allora, Mac forse un po'. Grimer è un D. Mac e Grimer, sai perché sono ganzi? Perché sono il Pokémon industrial e industriale. Perché fondamentalmente sono Pokémon di città che si sono creati non in natura, ma in città per via dell'inquinamento, eccetera. Quindi quella cosa è figa. Io per questo Mac, proprio perché è ancora più incazzato, lo metterei in C. Onesto. Però anche perché è Grimer, è più grosso. Però a me questa roba di industrial piace molto. Grimer un pochino più giù. Se avete molto colore non si spiegano. No, sì, si spiegano anche quelli. Perché dice che a Alola ci sono rifiuti diversi. Proprio di colori. Mm. E quindi il Mac li assorbe e diventa multicolor. Oh, dai, più su di A io non li metterei. Cioè su... No, va bene le stanno. Shellder e Cloyster. A me Cloyster piace tanto, poi è una fica, quindi... Cloyster è bellissimo, ragazzi. Secondo me Cloyster può aspirare a... Vogliamo dargli un po' meno. Una I, no, a Cloyster? Forse farei C e A. A me anche Shellder in B non dispiace. No, però. Infatti, con la lingua di fuori, dai, ci sta così. Ci sta. Sì. Allora, ragazzi, è il momento di fare una nuova tier, ovvero la tier Gengar, perché non ha... della S. È chiaro. Ah, ok. È chiaro. E la sposterei, appunto. Gengar è il mio Pokémon preferito, è un Pokémon iconico, è il Pokémon preferito di Ken Sugimori, e chi siamo noi per dire a Sugimori no? Il tuo Pokémon preferito non può essere Gengar, l'hai disegnato, quindi va bene così. Cioè, poi è il gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie, è l'ombra forse di Clefable, è il primo Pokémon demoniaco. Però vero. Anche Amber, secondo me, deve stare in S. Sì, è tutta una linea evolutiva veramente ganza. È il primo fantasma, la prima la Vandonia, la spiritualità... I Pokémon morti, lo scettismo. Secondo me la superstizione giapponese, la superstizione giapponese, perché comunque loro sono molto più superstiziosi di noi, soprattutto quei fantasmi che non parlano mai. Gastly ha un interesse Gengar in Gengar. Accetto questa scalata. Ok, Mega Gengar invece. Attenzione, Mega Gengar. Boh, Mega Gengar, Mega Gengar un botto, Anche a me non dispiace, col terzo occhio. No. Ma cazzo, ma c'ha le mani in un'altra dimensione. Ho capito, ragazzi, guarda il distacco. È bello anche Gigamax Gengar. Insomma, non lo metti? Scusa, B, sì, per rispetto. Io avrei messo anche A, ma va bene. Onix. B. Sì, B. Il tapiro, vediamo. Drowsy Onix. Drowsy e Hypno sono bellissimi, Facciamo, io farei Drowsy B e Hypno in A, poi vedete poi voi. Sì, onesto. Belli. Allora, Kingler a me piace tantissimo. Krabby è comunque un granchietto. Per me possiamo fare CB. Grazie il Pava per l'abbonamento. CB ci sto. Choice Band, va bene.
Ok, Voltorb ed Electrode, ragazzi. Mi fanno cacare. Stracacare. Io li adoro. Quindi bisogna trovare, no! bisogna trovare una soluzione. E li adoro ipocritamente, tra l'altro. Allora, facciamo un sondaggio. Per me sono tutti e due F. Fai fare un sondaggio ai mod. Io li metterei... No, per me F è, è tanto. Io li metterei... F è tanto? No, per me F è tanto troppo un basso. Facciamo D perché garbano a me. Così almeno facciamo una media. Va bene, dai. A me fanno impazzire soprattutto le carte dedicate a Electro. No, tutte e due D. No. Fermo. Uno E. Quello di bianco sopra fa K. Electro. Guarda, Dario sta piangendo mentre lo mette in E. Quell'altro... Il popolo ha vinto. Allora, l'altro è figo perché non c'ha la bocca e la linea che separa due polarità... È la bocca, praticamente, gli fa l'espressione. Execute ed Executor. Allora, a me piacciono, devo dire. Sono strambissimi, ma piacciono. Execute può stare in C. E Executor in B e Alolan Executor è fantastico, però per me Alolan Executor è S perché mi fa morire da ridere. Senti, S no, però io lo metto in A, è troppo bello in A, vabbè. S è veramente troppo, però è bello. Madonna, Cubone e Marowak e Alolan Marowak, madonna, sono tutti stupendi, minchia. Anche la Lola. Senti, per me Cubone va in A. No, forse è la prima volta che forse vado di contrario. Per me Marowak è A e Cubone è S quasi. Perché Cubone è proprio la mamma che piange, bellissimo. E la Lolan? Li metto al pari. Li metto al pari, tranquillamente. Ok. Lo volevi mettere in S, Lola? La Lolan è Ghost, è letteralmente la mamma morta. È vero, poi vabbè c'è Fochi Fatui intorno all'osso. Li stiamo bruciando. No, Hitmonchan. Allora, Hitmonchan col gonnellino, no, ma Hitmonlee, che è il blemmo, tra l'altro. È bellissimo. Hitmonchan, guarda, gli do B. Hitmonlee, sono tentato di dargli S quasi. È proprio un mostro. Il blemmo è Pocket Monsters. Hitmonlee è un mostro perché è un blemmo proprio, quindi è il mostro. Hitmonchan con quanto energia. È un'altra bella icona poi proprio di canto, sì. L'S ci può stare su Hitmonlee. Lickitung? Lickitung gratis! Ma io gli darei... Sono indeciso tra C e B, bravo. C, dai. Addio, si è ammazzato. Coughing e Weezing. Abbiamo messo un po' di roba, ma ormai siamo nelle fasi calde, siamo quasi nella fase tutto S, quindi faremo presto. Coughing e Weezing... Cosa vogliamo fare, ragazzacci? Senti, secondo me li mettiamo nelle stesse posizioni di Grimer e Mac. Per me è qualcosina su, devo dire la verità. Sì, sono tumorali praticamente. Anzi, proprio Weezing c'ha il tumore attaccato. No, letteralmente. Weezing mi garba da morire, proprio per quello, perché c'ha le crescite. Sì, è delle radiazioni. Io farei Coughing al pari di Mac e Weezing al pari, cioè sopra tutti. Cioè, ok. Ci sta. Allora, Rayon e Rhydon per me sono i Pokémon. Cioè, i Pokémon di prima generazione. Anche per Game Freak. Esatto, per me. Cioè, non ti dico vanno tutti e due in S, ma Poshi manca. Perché... Bravo. Rhydon S, Rayon A. Io avrei fatto il contrario, ma tanto poco cambia. Vai. Buono, sì. Allora, Chansey, OB, tranquillo, agile, fresco, se vi va bene. Sì. Bellissimo. Tangela forse c'è un A. A me piace, bello strambo. A me quelli weird mi piacciono tantissimo di prima generazione. Sì, Medusa poi, c'è anche una citazione qui. Kangaskhan, è bello anche Kangaskhan. Bello, bellissimo, Kangaskhan. Ragazzi. Bellissimo. Senti, A e poi B la Mega. Perché alla fine è semplicemente uscito. Però è figo che vedi il figlio. Però è semplicemente una mega dove è uscito il bimbo dal grembo. Quindi B va bene. Sì. Però è figo perché la mega è il figlio praticamente. Sì, sono loro che lavorano in coppia, diciamo. Tangela meglio di Charmander, dicono. È vero, forse. Sì, è vero. Vabbè, mettiamolo in B, dai. Orzi e Sidra, ragazzi. Sidra a me garba da morire. Okay. Bello Sidra. Per me? B. Sì, a C o a B. No, per me AC. Anche per me AC. Però Parasite. Però... Di Orzi. Dio buono. Vabbè. Boh, non lo so. Vabbè, lasciamo B. Sidra in A. Era in Tito. Sidra in A. Io Orzi lo metterei in C, dai. C ci sta bene insieme a tutte ste robe, dai. Sì, vabbè, dai. Grazie, B è top. Va bene. Goldin e Seeking. Vabbè, Goldin è il pesce rosso.
E allora sai cosa però, Dario? Execute, mettilo in B allora. È comunque un'idea differente. Okay. Cioè Execute sono tante ova, tutte con Loki, tutte lo stesso Pokémon. Cioè se unica. Gli abbiamo messo Mega Kanga lì, bisogna metterci anche Execute. Va bene, ci sta. E... multicervello, ci sta. Ok, poi Golden e Seeking. Bah, io non mi dispiacciono, però non l'ho trovati nemmeno imperdibili. Cioè, per me sono a pari merito, no. Perché sono uno il pesce rosso e quell'altro un altro tipo di pesce rosso, quello con le macchiette. Quindi, sì, sono due Pokémon diversi. Per me Golden addirittura può stare in D, Anche secondo me Golden poi fa lo scend di uno. Beh, però quando nuota sembra quasi un vestito. Non è male quella cosa lì, Quasi un drappeggio. Seeking invece è più ignorante. Secondo me C a pari merito... Va bene. Stario e Starmie, a me questi non dispiacciono per nulla. Bellissimi. Sono stranissimi. Te l'ho detto, a me quelli weird in prima generazione mi garbano tutti. E dove li vorresti mettere? B? Per me Starmie anche A. È A! Boh, ma Starmie è figo. Stario va bene, per me Stario B va bene, Starmie in A va bene. Te Stario... che dici? Anche... Io tenevo più passi, io facevo... CB? Io facevo CB, però vabbè, sì, tutti in B? Volete tutti B? No, secondo me Starmie è più bello di Stario. Anche secondo me, sì. Diamante più figo. C'è questa cosa della la doppia, bravo, dietro. Bravo, che ruota in un altro verso rispetto a quella normale. Ed è troppo, veramente bello. Sì, dai, facciamo CB, dai. Diamo più importanza a Starmie mettendolo in B e Stario lo defassiamo. Allora, ragazzi, qui si va secondo me su... Qui veramente... E ora sono tutti belli, bene. Qui sono veramente clamorosi. Allora, io ti dico subito. Magikarp lo metti in Gengar. Guarda... ti dio di sì, ma quasi, cioè... No, ma io sono serio, No, guarda, Magikarp è talmente iconico, talmente bella la sua storia, poi protagonista di carte bellissime, tra l'altro. Magikarp... Vabbè, ci hanno fatto anche uno spin-off per cellulare. E io ci ho giocato 120 ore. Magikarp Jump. Esatto, in cui dovevi fare praticamente un cazzo. Electabuzz lo metto in S. Poi fatemi vi fare. Io un Oni va in cima a una montagna a chiappalli fulmini nel viso per cariassi di energia. No, bellissimo. Incazzato nero per me è S. Guarda, facciamo quelli. Facciamo prima quelli più semplici. Perché Mr. Mime dove lo metto? Io lo mettevo B, però vedete poi. Cosa sì, sì, sono d'accordo. Anche se è bello weird anche lui, eh. Sì, è vero, capito, è vero. Però più ce ne sono troppo più belli di quella roba lì. Scyther, per esempio, per me è tosto. Scyther da, ma per me Scyther è S, B. No, ma secondo me Shizu sarebbe da S. Cioè, quello è il discorso. Vabbè, sì. Se pensi alla seconda, che sarebbe anche un po' barare, però, ragazzi, Scizor è proprio S. Però, cioè, nella prima generazione, cioè, non lo so, tu trovavi Scyther nell'erba alta e poi la troia ti gasavi, cioè, storso, le cesoie. Ah, sì, è vero, però... Va bene, dai, io sono... Però un amante religioso all'insetto nella Tajiri, io sono... Va bene, dai, do il retto a Fra. E a questo punto, se dovessi mettere una seconda siamo generazione... Siamo tutti e due, Fra, siamo tutti e due, Fra. No, te sei Gabriele. Anche perché forse Scizor sarebbe addirittura Tier Gengar, guarda, ti dico la verità. Magmar, ecco, invece lo apprezzo meno. Io... Sono d'accordo. Bubi? Bubi, sì, si chiama. O è Magmar? No, lui mi pare era Bubi. Io lo metto B. Uno di questi si chiama Bubi in giapponese. Lo metto lascia B. Lì. B. Ci sta bene lì. Sì, è il suo. Pinsir, bimbi. Pinsir e seghe. Allora, se ti dico questa cosa, dimmi se sei d'accordo. Se ci sei messo Scyther, ci si mette anche Pinsir, mi vuoi di questo? No, se Raidon rappresentava i dinosauri per Tajiri nel mondo Pokémon, Pinsir rappresentava il mondo degli insetti. Che vergogna. Sì, ma poi visto con questa bocca torta, l'ho sempre adorata. Sì, sì. Che sì. Si muove. Mega Pinsir? Bah. A me piace anche quello. Non come Pinsir, ma un po' piace. Meno. Per me sta... Quindi? Per un vino? B, sì, dai. Un vino, giusto. Un vino. Tauros è fighissimo, eh. Taurus veramente bello. Per me è S. Boia. Per me è S. Secondo me A. Beh, però per me è per me A anche per il discorso delle code con cui si sculaccia per darsi energia. Cioè è una cosa incredibile per me questa. Tauros era uno dei Pokémon più forti in Pokémon Rosso e Blu perché il danno critico, visto che erano dei giochi grazie di merda, era basato sulla velocità del Pokémon e bravo. Tauros era velocissimo e quindi crittava sempre. Pokémon Go, quando c'avevo la fittonata, che era solo in America, successe che la prima volta che andai in America ero nella macchina, con l'autista, ero in Texas, mi stavo portando all'hotel dove c'era il Quakon, okay. Trovai Tauros e dici, fermati lì, perché io lo devo catturare. Che bello. Ci riuscì e poi in realtà in quel viaggio lì ne presi tipo sei. Bene. Stati
immagazzinati nell'attesa degli scambi. Di scambiarli. Sì, sì, e c'era tutta la gente che diceva. Allora, io la sparo grossa, ragazzi. Magikarp in Gengar, Gyarados in S e Mega Gyarados in Gengar. Sì, sì, va vai. Io te Gengar, per me è Gengar SS. Gengar... Attento a SS e qui ci banno. No, no, ci sono. Gengar... S virgola spazio di nuovo S. Allora facciamo le cose serie. Allora, Magikarp lo metto tranquillamente in Gengar. Gyarados lo metterei al pari della sua Mega e in S, perché è veramente bella la Mega evoluzione di Gyarados. Disegnata tra l'altro in un vecchio episodio della prima generazione. Ma come Alola Executor è stato realizzato sempre da Arita nel box di Jungle. Sì, sì, ci si vedeva proprio Alola, cioè uguale. No, non è orrendo. Ma secondo me ci si mette anche là, però. In S? Sì, tranquillamente. È di una bellezza. Meno male l'hanno corretto, perché prima non doveva essere così. Allora, Ditto è difficile, perché in realtà il design di Ditto è volutamente una merda, perché in realtà si trasforma in tutti. Quindi, cioè, devi un po' valutare il fatto che è mistica di X-Men dentro Pokémon. Però mistica di X-Men, tu la vedi e ti viene voglia di... cazzo, ti dici, io mi accoppierei anche con questa creatura. Ti accoppieresti con Ditto? Spinosa e blu. Con Ditto ti ci accoppieresti te. L'ha detto te l'altra volta, se lo ricordano tutti. Ma si trasforma dopo. Cioè, prima che io mi accoppio con lui. Criterio puramente estetico, Ditto purtroppo non può aspirare a niente più che la sci. Sì, e sono d'accordo, però... Però ha ragione Francesco, perché fondamentalmente è un design, cioè è un design fatto a culo apposta. Beh, mettiamolo un B, dai, un B politico, va bene. Eevee per me, vabbè, ragazzi. Poi comunque c'ha gli occhini che gli restano quando si trasforma. Eevee, Bio Broly. Ma che? No, stai, guarda. Ma che? Dai, volevo un po' movimentare il pepino. Ma guarda, ti dirò, Eevee in A e gli altri tre li metto in S, cioè sono troppo belli. Come fai? Io no, solo Flareon lo metterei in S. Bravo, io Flareon lo metterei in A insieme a Eevee. A me piace tantissimo anche Vaporeon. Sì, sì, Vaporeon. Sì, sì, no, Vaporeon e... Facciamo, se siamo tutti d'accordo, A, Eevee, Flareon, S, Vaporeon, Jolteon. Sì, sì, sì. Legislativo, passivo, retroattivo, iperattivo. Assolutamente. Effettivamente Flareon è quello che assomiglia di più a Eevee, quasi, come evoluzione. Va bene, dai, me l'accollo. Però è comunque bello, perché Eevee è bello. Cazzo, gli stiamo dando 9, ragazzi, Sì, 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 no, certo, certo. Via, Porygon? Porygon è veleno. Porygon c'ha il pisellino retto. Sì, ma è dietro. È una tra coda. Bia. Lo dici te, Dario, che è una coda. Lui lo sa. Non lo so, perché è il fatto che sia un modello 3D che viaggia attraverso computer. Mi piace. Però, aspetta, fammi vedere un attimo là. Va bene, B, dai. No, va bene, B. Omanite e Omastar. Allora, secondo me sono B e A. B Omanite e A Omastar. Boh, addirittura. Secondo me potrebbero anche essere B e B. B e B tutte e due. Guarda chi c'è dopo. Ok, vabbè, ho capito. Sì, hai ragione. Sì. Ma per me, Kabuto Obsessi. Sì, appunto. Infatti io Kabuto lo metterei in A, figurati un po' da quanto mi fa paura, da quanto è strambo. Anche Kabuto? No. Cioè Kabuto in A e Kabuto in S. Certo, sì, sì. E Aerodactyl l'ho messo già in S, mi sono messo avanti, va bene? Sì, ci sta. Sì. Mega Aerodactyl invece, boh, a me non... Ma Sergei Tankian non mi fa un pazzo. Dai, per me ci... Allora, Snorlax, vediamo un po', dove si mette Snorlax? Snorlax è un A, tranquillamente, ragazzi. Secondo me non è S, ma è A. Va bene, ci sto, sì, tranquillamente. È molto bellino. Ok, ragazzi, dai, qui è facile, eh. Allora, Articuno, forse Gengar, addirittura. Per me Zapdos, Gengar, ma qui sai, è difficile. Anche per me... È il mio preferito, è Zapdos. Però anche Articuno è bello. No, no, tu c'hai ragione. Moltres è un Firo che ha preso Fao, fondamentalmente. Allora, si mette Zapdos e Articuno, tutti e due in Gengar. E Moltres, lo sto per dire... No. Ragazzi, è un pollo e piglia Fao. Capito, è sempre un uccello leggendario. Di fronte agli uccelli leggendari... Differenza sempre. Ora, Bio Broly no, ragazzi, però... No, cioè... non esageriamo. Oh, per me Moltres, sì, è veramente Firo che ha preso Fao. Cioè, non niente di più. E allora dategli B. Diamogli B, potrò P, poi una provocazione, però va bene. E quanto gli avresti dato, Boh, forse sì, dai. Allora, Dratini, Dragonair e Dragonite. Vabbè, Dragonite... Allora, qui c'è un problema, perché Chiara, il Pokémon preferito di Chiara è Dragonair, e sono d'accordo, perché Dragonair bellissimo. È bellissimo. Grazie a Luca, grazie. Ma Chiara odia Dragonite, perché rovina l'evoluzione, e mi trova d'accordo, perché c'è trancazzo. Quindi per me Dragonair S... Tutta la vita. Dragonite, sono d'accordo con lei nel dire che non c'entra realmente un cazzo. Cioè, guardali. Sì. Guardali l'uno accanto all'altro. Non è brutto. Non è brutto Dragonite, secondo me. È bellissimo. Però non c'entra un cazzo.
Dragonite non gli puoi dare più di quanto hai dato a Charizard. Io sono d'accordo con Cydonia, per me ti ho chiamato Cydonia, ecco, Dragonair è da S, Dragonite non lo so, perché è bellissimo. No, Dragonite. Tura forse un bino. No, dai, ragazzi. Daresti una Ino? Sì, è troppo. Ma ci ho messo molto. Si è accanto in ma è meglio. Dragonite è più iconico. È il postino del film. E poi lo metti allo stesso livello di Charizard? Cioè, secondo sì, perché Charizard l'ha messo in A. Però ho capito. Ma Dragonite è il primo drago vero e proprio del mondo Pokémon. Cioè, è proprio ufficiale. Sì, lungo in realtà. Cioè, insieme alla sua linea. No, aspetta, io ti dico anche di aspetto. Perché Dragonite è più un serpente. Ok. Dragonite è proprio un drago. Sì, ciccione, simpaticone, ma rimane un drago. Per me è dai, Pino, è troppo, veramente da stronzo. Vabbè. Ok, ma vabbè, Mewtwo Gengar. Mewtwo, per favore, Mewtwo. Lo gengarizzi, se non metti la tier Mewtwo. No, lo gengarizzo e poi ci metto anche Mew nella tier Gengar, mi spiace, troppo bello. La storia di Mew è fantastica. Tutto prezzemolo di Gardaland. È prezzemolo gelato sa montare. Ma non è davvero prezzemolo. Il suo bastoncino chissà dove volerà. Ok, nel culo, come alza la battuta classica. Dove? Tu, la Y non mi piace da morire. La X non mi piace per niente. BC. Va bene, dai, chiudiamola così. Sono abbastanza d'accordo, quindi. Per me è così, però. Ah, per te sulla X? Sì. A me garba più il Millionaire Gamecube. Facciamo C tutte e due, basta, e si chiude tranquillamente. C tutte e due. O B tutte e due o C tutte e due. Ah, vabbè. C tutte e due. Ok. Peggiorano comunque Mewtwo, sì, siamo d'accordo. Finita la tier list.